Sala stampa Raffaele Senatore nel post gara di Cavese e Budoni 3-0. Cavese che si avvicina sempre di più al traguardo, più 10 a 5 gare dal termine. Mister di Napoli, prima di passare la parola ai colleghi giornalisti, vuole dare un pensiero per un lutto che è avvenuto pochi istanti fa nella città di Cavere Tirreni. Prego, mister. Volevo fare le condoglianze a un amico, Gerardo Battilomo, per la perdita del padre. Questa vittoria sicuramente è dedicata a lui e gli sono vicino perché è un momento particolare, gli do un grossissimo abbraccio e che la vita sia lieve per il padre. Ovviamente tutto l'ufficio stampa e la parte giornalistica è vicina alla famiglia Bartiromo. Ripartiamo con Nando Armenante e Mondo Blu Fonse. Mister, buonasera. Personalmente sono rimasto un po' sorpreso nella conferma di 10 undicesimi della formazione vista domenica contro la Flaminia. L'unico cambio è stato praticamente obbligato perché Urso non era al meglio e si vedeva domenica scorsa. Però comunque c'è stata una continuità, quella continuità che di cui si andava alla ricerca, soprattutto per mettere definitivamente e dimenticare quella che era stata la sconfitta con la Nuova Florida. Le chiedo un giudizio sulla prestazione e soprattutto sui due attaccanti che anche oggi sono stati decisivi. Ho dato innanzitutto buonasera a tutti e buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. La riconferma della squadra è soltanto con l'avvento di Antonelli, è semplicemente dovuta dare continuità a una squadra che sta lavorando bene, ma quando intendo squadra tutta la squadra, tutti i 24 ragazzi. È normale che quando una squadra lavora con l'entusiasmo, fa un risultato importante come quello di domenica, ho optato di dare continuità sia agli attaccanti e sia a tutta la squadra. E ho avuto con grande conferma oggi che questo gruppo è un gruppo veramente valido, un gruppo che lavora molto seriamente, molto bene, e anche chi è entrato dopo si è fatto trovare pronto. È merito soprattutto di tutto il gruppo squadra, quindi se oggi hanno fatto bene i ragazzi è merito soprattutto loro. Vitale, Cavere Supporters. Salve mister, lei sia in settimana e anche poc'anzi ha parlato di entusiasmo. Le volevo chiedere se ha rivisto quell'entusiasmo, diciamo, che lei cerca anche, penso, durante gli allenamenti in questa gara di oggi, e che cosa le è piaciuto in particolare di questo 3-0? In particolare mi è piaciuto la voglia di giocare, di come abbiamo preparato la gara, la siamo riusciti a sviluppare come avevamo preparato, l'entusiasmo, e mi è piaciuta molto la consapevolezza di questo gruppo, che per me è un gruppo forte, una squadra forte, devono sentirsi forti, lo devo dimostrare attraverso il sacrificio, attraverso gli allenamenti, attraverso la prestazione della domenica. Quello che chiedevo era l'entusiasmo della città che sta rispondendo alla grande, quindi per noi che rappresentiamo la città di Cava siamo orgogliosi di avere un pubblico così. Spero sicuramente li faremo felici, cercheremo di raggiungere l'obiettivo che loro si aspettano da tanti anni, e arriveremo a questo obiettivo attraverso continuo lavoro, serietà e grande entusiasmo. Quindi per me, quando un calciatore è entusiasta, deve dare sempre il massimo e può dare sempre il massimo. Savarese, La Città. Buonasera mister, innanzitutto le chiedo se a parere suo quella di oggi è stata la Cavese migliore della sua gestione, le partite dalle quali lei è subentrato. E poi una notazione la faccio su De Rosa, che lei l'ha schierato nuovamente come terzo di difesa, anche a causa, diciamo, della situazione che ci vedeva privi di Magri. Le volevo chiedere se pensa che De Rosa possa fare bene il braccetto anche nelle partite nelle quali la Cavese è attaccata fuori casa. Allora, io da quando sono arrivato ho incominciato un percorso che era già avviato da un altro allenatore, quindi io mi sono aggregato al tipo di lavoro che faceva lui, sull'entusiasmo di questa squadra e sulla solidità di questa squadra. Ho cercato di mettere pian piano dei concetti nostri di gioco, i miei soprattutto di una squadra propositiva. I ragazzi l'hanno interpretata molto molto bene. Oggi io posso sembrare strano, ma mi è piaciuta anche la partita con Nuova Ardea, che abbiamo creato e non abbiamo concretizzato lì alcune palle importanti, quello perché poteva avere un'altra partita, un altro risvolto. Ma questa squadra qua ha grande temperamento, a oggi siamo più consolidati sotto l'aspetto sia mentale che fisico di quello che dobbiamo fare. Una squadra che sa che in campo ha delle giocate, le va a cercare, va alla ricerca di questi tipi di giocate, e ci hanno grande entusiasmo di volersi divertire, che per me è alla base di tutto il gioco del calcio. De Rosa per me è un giocatore che, onestamente, sono sincero, non lo conoscevo sotto tanti punti di vista, lo sto conoscendo da un mese e mezzo a sta parte,
e oggi posso dire che è veramente un braccetto, un giocatore importante. Se riesce ad essere anche un po' più cattivo, perché nella fase di impostazione le squadre che giocano a tre sono molto importanti i braccetti, e noi abbiamo una linea difensiva tra Trost, Buschiazzo e oggi abbiamo Davide, che in fase di impostazione sono molto bravi a impostare. Macri era un giocatore importante perché è un giocatore molto più difensivista, nel senso che è molto più sulla marcatura, mentre con Davide riusciamo anche a sviluppare bene la fase di possesso palla con grandi aperture sui quinti e sui centrocampisti che oggi cercavamo di attaccare alle spalle dei loro difensori. D'Amico, toccavese.com. Salve mister, buonasera. Partita comunque che è iniziata, come ha detto lei in precedenza, con tante occasioni da gol non concretizzate e ha ricordato un pochino la partita di due settimane fa, però credo che la Cavese sia stata brava con la testa, quindi a rimanere ferma sul proprio obiettivo e poi arrivare a far chiudere il primo tempo in vantaggio. Diciamo che poi si è sciolta come neve sotto i Budoni, perché poi la Cavese è stata completamente devastante. Possiamo dire che è un altro mattoncino verso l'obiettivo che stiamo aspettando? Sicuramente è un altro mattoncino. Stiamo cominciando a chiudere il muro e stiamo cercando di portare il risultato in porto, la nave in porto, come si dice. La squadra oggi è partita molto bene, ha creato molto. Ci siamo stati, secondo me, 10 minuti dove ci siamo abbassati nel momento in cui ci avevamo 7 che ha avuto qualche problemino. Ci siamo abbassati, abbiamo concesso a loro l'illusione di poter fare la partita, però poi ha ripreso a macinare il gioco e abbiamo creato bene, abbiamo concretizzato, abbiamo fatto un'azione di piazza con una grande azione, abbiamo creato molto. Il risultato sicuramente ci fa piacere, ma quello che io a oggi posso sottolineare è che oggi è una squadra che incomincia ad avere un temperamento, identità, voglia, determinazione e la consapevolezza, che per me è alla base di tutto. Sono orgoglioso di questi ragazzi. Prisco, Mondo Blu Fonseca. Mister, io volevo chiedere due cose sul centrocampo e sull'attacco, perché credo che la difesa anche oggi ha dimostrato, al di là degli interpreti, di avere una grandissima solidità, e poi anche gli esterni, che poi diventano i quinti, in questo caso gli interpreti sono stati Tropea e Megna, comunque hanno fatto una grande partita, e lo stesso Megna secondo me sta crescendo molto anche da questo punto di vista. Il centrocampo oggi purtroppo c'era le assenze forzate, no, di Urso per problemi fisici e di Zenelai, quindi con Ate è stato impiegato come play, Antonelli e Sette riproposto come mezzala. Secondo me nel primo tempo hanno un po' faticato a trovare la posizione. La domanda è più su Antonelli, perché Sette secondo me comunque ha dimostrato di poter essere anche utilizzato in quel ruolo. Antonelli, secondo lei come mai sta facendo così tanta fatica, anche se certo è più trequartista, però oggi probabilmente il ragazzo si è impegnato, attenzione, però mi aspettavo forse qualche cosa di più da lui, visto che c'è da tanto che ormai lavorate insieme, che idea si è fatto su di lui? E stessa cosa su Felleca, che è stato un po' fuori, oggi è rientrato, viene visto in questo momento dal mister come alternativa da Adessi come seconda punta, o potremmo pensare di vederlo anche magari utilizzato insieme ad Adessi e una punta centrale come Di Piazza o magari anche Foggia? Allora, la valutazione che ho fatto io nel nostro centrocampo oggi è Konate, che sta facendo il Ramadan, se lo metto mezzala ha più dispendio di energie e a me interessava che mi lavorasse davanti a schermare la difesa. Antonelli è un giocatore molto molto bravo, sta vivendo una fase secondo me anche emotiva difficile, perché magari lui due domeniche fa è entrato in casa e non ha avuto l'impatto giusto con la gara, quindi noi calciatori o i calciatori, chi fa i calciatori adesso, vive molto di emozione, no? Oggi per esempio stiamo valorizzando Simone Adessi, che sta in una forma strepitosa, ma al di là dell'aspetto fisico, anche mentale, perché ha fatto delle cose oggi di categoria superiore, Simone. Magari io la prima partita che l'ho fatto giocare contro il Gladiator, che abbiamo cambiato sistema di gioco, è entrato trequartista, poi per due partite è stato fuori, poi lui ha lavorato in maniera seria e si è fatto trovare pronto, e oggi lui e Di Piazza stanno facendo bene ed è più difficile che magari a oggi. Ciro, che ha lavorato molto molto bene con la squadra, due domenica fa ha avuto un momento di difficoltà, ma non difficoltà, perché fa un grande lavoro, quello che gli chiedo, Ciro, realizzativo, e magari a livello mentale può aver avuto magari
non più fiducia nelle proprie giocate. E oggi l'ho riproposto, gli sto dando tempo per rigenerarsi. Ciro è lo stesso Fellegar è un giocatore che può entrare in partita in corso e può spaccare la partita. È normale che le aspettative su Fellegar erano alte da quando sono arrivato io. È un giocatore che io conosco, è un giocatore che è devastante. A oggi che abbiamo trovato una solidità come sistema di gioco, avendo una difesa abbastanza forte, un centrocampo omogeneo, abbastanza compatto, Fellegar lo vedo pure come seconda punta. Quindi in questo momento qua, poi a un certo punto della gara ci siamo messi 3-4-1-2, l'ho messo sotto punta con Chris e Ciro davanti. I giocatori per me sono tutti importanti quando hanno entusiasmo e quando si fanno trovare pronti, e secondo me è dovuto soprattutto al momento che stanno vivendo. Io sono sicuro che questo entusiasmo che li sta trascinando, vedremo il Fellegar giusto, vedremo il Ciro giusto, avranno le loro occasioni e le devono sfruttare. De Pisapia, cronache. Buonasera mister, hanno fatto più o meno tutti domande attinenti, le volevo invece chiedere che cosa chiedeva lei spesso ai giocatori nel primo tempo, prima del vantaggio, perché abbiamo visto alzarsi più volte e chiedere di giocare a sinistra, questa è stata l'idea che ci siamo fatti, cioè, può essere un po' più... Io dai miei giocatori voglio che si divertono in campo e occupano lo spazio e devono avere quella voglia di andare a mettersi nella posizione di campo dove devono dare più soluzioni al portatore di palla, perché quando abbiamo un calciatore, noi durante la settimana avevamo sempre dei concetti, quando il nostro calciatore ha la palla deve avere più soluzioni, a volte ti riesce, a volte magari vivi in un momento dove magari della fase della gara che non hai quell'interpretazione giusta, io ho chiesto semplicemente di stare sereni, di giocare a due tocchi, di giocare in maniera semplice e di attaccare lo spazio come l'avevamo preparata, soprattutto ad Antonelli e a 7. Poi abbiamo fatto con i due quinti, abbiamo fatto un grande lavoro, perché Tropea ha fatto un grandissimo lavoro a sinistra, Megna che quando sono venuto qua io era un braccetto di difesa a 3, sta facendo molto molto bene, il quinto lo interpreta molto bene, abbiamo fatto una bellissima azione con Davide sul cambio di gioco su Tropea col tiro di Antonelli fuori. La cosa che secondo me va in risalto è che mancano 5 partite alla fine, siamo a 10 punti, siamo sereni, siamo contenti e questo deve essere, ci deve accompagnare fino alla fine. Di Mauro, SNWeb. Sì, salve mister, complimenti innanzitutto per la vittoria. Io penso che l'immagine a fine gara, quando chiama sempre, ormai la consueta immagine a fine gara, quando chiama a raccolta l'intero gruppo parli da sola, sia emblematica. Volevo aprire una piccola parentesi su un calciatore che abbiamo avuto poco modo di notare, si tratta di Tropea, anche oggi a mio avviso insieme ai due marcatori il migliore in campo, un ragazzo poco preso in considerazione sia nella passata gestione, sia comunque perché uno degli ultimi arrivati. Ecco, come valuta questo ragazzo e soprattutto il suo percorso sin qui? Ragazzo Tropea è un ragazzo molto molto interessante, un ragazzo che non deve perdere l'umiltà di lavorare sempre al massimo, di volersi sempre migliorare, è un giocatore che è di prospettiva, un ragazzo che comunque da quando è entrato, perché è stato fuori per un infortunio, è un giocatore che ci dà grande soluzione, ci allunga molto la squadra, è un ragazzo molto applicato. Io con l'unica cosa che gli posso chiedere a lui, e gli chiedo quotidianamente, di non perdere l'umiltà, di lavorare sempre con grande convinzione su quello che fa, e deve cercare di migliorare tanti aspetti che per la sua crescita, anche per il futuro. Per quanto riguarda a fine partita, c'è questo rito che i ragazzi si divertono perché durante la settimana lavorano, quindi mi vogliono menare a fine partita, ma menano, però finché facciamo il risultato va benissimo. Chiudiamo con Savarese la città. Sì, mister, ci si riposa per la Santa Pasqua, quindi andiamo a riposo. No, domani facciamo allenamento. Non giochiamo questo weekend, voglio dire. Torneremo in campo però il 7 di aprile a Tertenia contro una squadra che, soprattutto quando è al completo, quando è nelle sue giornate migliori, sa giocare a calcio. Sarà una bella partita per noi alla ripresa. E chiedo se pensa di recuperare Urso per quella gara. Vediamo, io spero di recuperare un po' tutti. Oggi ho visto i nostri due infortunati, Magri e Zenelai, che stanno facendo le cure per cercare di recuperare. Questo per un allenatore è un aspetto positivo. I ragazzi vogliono essere tutti quanti partecipi di questo campionato e protagonisti. Urso lo stiamo valutando, lo stiamo attenzionando, abbiamo lo staff medico che è uno staff molto competente, sicuramente farà di tutto per recuperarlo per il prima possibile. Grazie mister Di Napoli, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti, arrivederci.